Quindi esiste una figura estremamente diffusa di persecutore sentimentale, se vogliamo. Ecco, come si può riconoscere? Ma più che di persecutore sentimentale parlerei proprio di vampiro affettivo, cioè un soggetto che si nutre della fragilità altrui, che ricerca attivamente persone da manipolare per poter ottenere dei vantaggi che non dovrebbe avere, insomma, attraverso tutta una serie di tecniche di manipolazione tese a portare la vittima a cominciare a dubitare di sé e ad affidare quindi a lui o a lei, a seconda del sesso del manipolatore, le redini della sua vita. E questo è un aspetto purtroppo centrale nelle dinamiche manipolatorie, il controllo e il potere. Ecco, ci sono dei soggetti che sono particolarmente esposti, ecco, o comunque ci si deve interrogare su alcuni comportamenti personali per essere vulnerabili? Sì, credo che essere consapevoli della, in qualche modo, della propria struttura di personalità, ora senza necessariamente ricorrere a psicodiagnosi, però essere consapevoli magari di non avere molta fiducia in sé, di tendere a non fidarsi granché delle proprie percezioni, il fatto di delegare agli altri le decisioni sulla nostra vita, ecco, quelli sono tutti tratti che rendono un soggetto molto appetibile per questo tipo di manipolatore. Lei sta lavorando ad un nuovo libro, sì. Parliamo di truffe sentimentali, in quel caso parliamo comunque... anche, è un libro dedicato alla manipolazione online, quindi mi concentrerò su tutta una serie di scenari, comprese le truffe affettive, ma non soltanto quelle, che si basano proprio su tecniche di manipolazione e su proprio cercando di ricostruire come si genera l'illusione di una relazione che non esiste.